Telespettatori, ben ritrovati. Sono in compagnia di Viviana Minervini come questa mattina. Salutiamo Federica Monte. E siamo qui per mandarvi il secondo diciamo, momento saliente della processione dei misteri, la processione organizzata dall'Arciconfraternita del Santissimo Rosario, che questa mattina alle 6 è uscita dalla chiesa di San Domenico. E inviterei, anzi, poco prima di mandare diciamo, la linea alla Via Crucis che si sta per compiere in corso Vittorio Emanuele, pregherei la regia di mandare il servizio dell'uscita della processione questa mattina. Immagini dell'uscita della processione questa mattina alle 6 dalla chiesa di San Domenico. E nel frattempo, con piacere, vi presento il direttore del Davitonto che ci ha raggiunto qui in studio. Io vi saluto ovviamente, saluto anche tutti gli amici a casa che ci seguono e il piacere è tutto mio quello di essere con voi per condividere questo che è un momento saliente e se vogliamo anche molto coinvolgente per tutta la comunità cittadina che è appunto la processione del Giovedì Santo che fa parte, voglio dire, cruciale di tutti i riti della Settimana Santa. Pregherei la regia intanto di mandare le immagini che ci giungono da Palazzo Gentile dove appunto la processione sta arrivando per quella che sarà appunto la Via Crucis. Mario, raccontaci un po' di questa Via Crucis, ogni paese ne ha una, abbiamo 14 stazioni, a volte anche 15. Sì, proprio in questi giorni, a cominciare già da ieri, mi interrogavo sul perché del grande seguito al di là della tradizione, del valore cristiano che hanno i riti e di questi soprattutto anche la Via Crucis che è la base fondante che poi porta alla passione di Cristo, al Calvario e quindi alla morte e indi alla sua risurrezione. E proprio ieri c'è stato un grande seguito, la gente era veramente raccolta e accorata in preghiera mentre seguiva per esempio gli altari della Reposizione e oggi poi le stazioni della Via Crucis e tra l'altro prima i misteri che restano in esposizione perché è importante in ogni mistero riconoscere quello che è la fotografia di un momento della vita, del dolore di una persona che poi è diventata esemplare, di una persona di Dio fatto uomo, perché poi quello è il grande mistero che coinvolge tutti, al di là, ripeto, anche se vogliamo, ripeto, al di là di quella che è la fede, quindi la confessione religiosa nella quale ognuno di noi crede, almeno i cristiani credono giustamente e quindi anche le statue che hanno una loro intrinseca bellezza dal momento che stiamo parlando di autentiche sculture lignee del 600, quindi sono statue che affascinano anche chi si avvicina. E allora qual è il segreto? Stiamo parlando della storia di un uomo che probabilmente per un disegno superiore ha accettato un'ingiustizia giuridica, cioè Gesù in fin dei conti il Cristo era innocente, capito? E ha accettato un'ingiustizia, è stato vittima di un'ingiustizia e l'ha accettata anche con
Peraltro, ed è questo è dimostrato anche da alcuni misteri, alcuni momenti, no, della Via Crucis, è dimostrato anche da questo tormento interiore che lui ha avuto, perché lui nell'orto del Getsemani non era così tanto sicuro di accogliere questo amaro calice, no, di farlo suo, perché aveva appunto questo dubbio che lo tormentava, perché in effetti non poteva, come dire, essere sopraffatto da questa ingiustizia che poi in realtà andava a realizzare la somma giustizia divina. E quindi questo è un elemento, ma poi abbiamo al momento dell'arresto il tradimento degli amici, dei suoi discepoli, di coloro che avevano giurato di seguirlo e poi in realtà lo hanno, tra virgolette, abbandonato al momento, tradito al momento decisivo, il momento in cui stavano appunto arrivando i legionari che lo avrebbero arrestato. E questo è l'altro. Poi l'altro elemento, sottoposto al giudizio della gente, del poi la gente gli preferisce un ladrone, un ladro, non nemmeno un ladro che era, come dire, coram populo riconosciuto per tale, e ciò nonostante viene preferito, gli viene preferito. Anche questo è un altro dei tanti misteri, tanti elementi delle stazioni della Via Crucis, nelle quali ognuno di noi può riconoscere parte della sua vita, della propria vicenda esistenziale. Ma non solo, quando lui poi, no, dopo essere stato, come dire, sottoposto ai tormenti della tortura, poi deve salire il Golgota e non ce la fa a trascinare con sé la croce immensa, c'è un uomo che lo soccorre, c'è il Cireneo che gli va in aiuto. Anche questo è la solidarietà, è la fraternità umana, anche questo è un elemento simbolico che noi possiamo ritrovare nella nostra vita, perché non è vero che siamo soli, abbandonati sempre, anche nel momento del dolore. Infatti, Mario, mi hai fatto riflettere come una vita così spesso, insomma, come quella dei santi, spesso dei santi, dei, diciamo, delle nostre icone religiose vengono sentite in qualche maniera lontane da noi, hanno molto più di vicino di quanto si possa pensare. Io ti ringrazio per questo excursus che ci hai fatto, e rimarrai con noi ancora. Nel frattempo però, che arrivano tutte le statue, vorrei che la regia mandasse in onda il video del passaggio delle processioni per il Borgo Antico di questa mattina. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, lo manderemo più tardi. Nel frattempo vediamo posizionate le statue ed ecco che la banda si accinge ad iniziare, ed è la banda del maestro Simone Mezzapesa, la banda cittadina Tommaso Traetta. Mario, stamattina nel primo appuntamento con Viviana abbiamo riflettuto, abbiamo, diciamo, ricordato come nasce il fenomeno della processione, cioè dopo il Concilio di Trento, perché all'indomani della riforma, se al nord si procede per un certo rigorismo, per paura che si insediassero altri movimenti religiosi, al sud si punta invece con un'altra strategia, si punta ad arrivare al popolo, avvicinare alla religione il popolo. E come lo si fa? Attraverso la ritualità del dolore, attraverso questo folklore, questa sorta di immedesimazione forse nella passione di Cristo. Ed è un fenomeno particolare. Beh, io penso che questa scelta poi vada a rispecchiare ulteriormente quella che è proprio la natura del popolo meridionale, senza con questo, voglio dire, farne una diminuzione, anzi è un elogio della nostra, come dire, passionalità, che deriva proprio da quella passione, perché poi in realtà noi sappiamo, no,
la scelta di andare incontro alla gente, ma anche la nascita delle confraternite, no? Il valore delle confraternite, che erano veramente una condivisione, una cerchia di condivisione di situazioni della vita di tutti i giorni, no? Sappiamo benissimo che ogni confratello veniva seguito fino al momento della morte e di conseguenza è curato appunto dalla chiesa che, alla quale apparteneva la confraternita. Quindi questa scelta della processione, e infatti noi poi Bitonto, no, diciamo che siamo diventati esperti, ne abbiamo quasi uno ogni domenica poi durante l'anno, ma al di là di questo, perché la statua va incontro alla gente, attraversa le strade della città, va, e questa è un'altra particolarità, va in tutte le strade, anche quelle che potrebbero sembrare più dimenticate, più abbandonate, più obliate nel corso dei giorni, nelle stradine del centro storico per esempio, e noi sappiamo quanto dolore, soprattutto da qualche mese a questa parte, da quelle stradine è emerso e emerge tuttora, un dolore non soltanto fisico ma se vogliamo anche morale. E quindi la bellezza è effettivamente, è stata una scelta quella delle processioni, dei cortei religiosi che attraversano la città, che effettivamente ha sposato questa esigenza che veniva dal basso e particolare, ripeto, un elemento proprio della nostra civiltà bitontina è stato proprio questo abbraccio tra il popolo e l'aristocrazia, che è stato, noi lo vediamo persino nello stemma bitontino, perché al di là diciamo dell'albero d'ulivo abbiamo i due leoni che lo proteggono e sono esattamente l'aristocrazia e il popolo, è quello che noi vediamo ogni giorno nelle processioni, ma anche quando si va a fare il rito del sebulk, c'è tutta la cittadinanza, dal bracciante fino all'ingegnere, all'architetto, al professionista, capito? Nel frattempo stiamo vedendo che la culla con il Cristo si sta avvicinando alle altre immagini e adesso a breve comincerà la Via Crucis proprio sotto Palazzo Gentile, sotto la sede del comune di Bitonto. Un fenomeno, Mario, che raccoglie sempre tante persone. Lo dicevi tu, effettivamente è la religiosità che si fa, che viene in mezzo a noi, che viene in mezzo alle persone. Io poche volte vedo Bitonto così affollata come il giovedì santo e il venerdì santo, è un fenomeno veramente di massa. E mi permetto di aggiungere, ripeto, cosa che ho notato già ieri, che non è soltanto una partecipazione che poi tende, come dire, alla festosità, no? Perché ci può anche essere, no? Che abbia come risvolto successivo un'eccessiva gioia, no? Invece, come abbiamo visto, la gente è molto composta e raccolta, perché realmente si chiude in una preghiera più o meno interiore, non solo nei confronti, dinanzi ai simulacri santi, no? Delle figure, no? Di Gesù, della Madonna, dell'Addolorata. E questo è effettivamente il bello, perché ognuno di noi, anche il bitontino che viene da lontano e rientra, che è emigrato e torna nella sua città, no? Proprio stamattina abbiamo ospitato un bitontino emigrato in Germania, vive da 25 anni in Germania e ogni anno il Venerdì Santo torna a Bitonto. Ed ecco, la memoria, il legame che si fa vita, ecco la necessità di mantenere in vita le tradizioni, perché le tradizioni realmente rappresentano il collante di una cultura, ma la cultura, quella reale, quella vera, non fatta da accumulo di libri letti, come molte volte potrebbe succedere, ma la cultura vitale che fa la parabola esistenziale di ognuno di noi, motivo per cui, scusami, assolutamente, Fede, motivo per cui ogni cittadino riesce a leggere in una di quelle stazioni, in una di quelle statue, una parte della sua vita. Qualcosa che gli appartiene. E forse è questa la linea sottile che c'è poi tra tradizione e folklore, perché io stessa mi rendo conto magari di non essere una perfetta credente, eppure in questi giorni lo sento, mi sento particolarmente vicina a quello che è stata la vicenda storica di un uomo come appunto Gesù Cristo. In effetti, purtroppo, aggiungo, siamo in tanti a dirci con difficoltà credenti, come dire, nel senso più autentico del termine, e quindi se vogliamo anche più militante del termine.
Perché un po' perché ci siamo fatti sopraffare dalla routine di tutti i giorni, da impegni vari, e poi magari a me fanno sorridere molti cristiani che riscoprono nelle filosofie orientali qualcosa di incredibilmente illuminante che in realtà nella religione cristiana già c'era da millenni. Quindi voglio dire, molte volte mi fa sorridere questo aspetto, però in effetti tu hai effettivamente ragione, hai ragione davvero, perché noi grazie a questi momenti, a questi riti, che andiamo a scavare un po' dentro di noi e ritroviamo, io proprio l'altro giorno, e mi permetto di, diciamo, di fare una citazione personale, ho ricordato come il partecipare a questi eventi era un rito già per sé, di suo, della nostra famiglia, era veramente un rito. Noi si andava a casa di mio zio, nel frattempo mio zio nel pomeriggio già cominciava a bombardarci di videocassette, di riprese degli anni precedenti. Mi preparava. E ci preparava ovviamente. E quindi c'era mio cugino che, avendo suonato nelle bande, conosceva a memoria tutte le marce funebri, conosceva anche la loro storia, quindi gli autori, quindi grandi musicisti, compositori bitontini, quindi italiani, voglio dire. Quindi, e poi alla fine si concludeva tutto con mio zio che dipingeva o una crocifissione o una pietà. E questo era. E noi si andava via, volenti o nolenti, purificati dentro. Sentivi qualcosa di diverso dentro. Forse un vento di purezza che ti aveva attraversato, non sappiamo. Anche quello resta un mistero, dopo tanti misterilisti. Assolutamente. E nel frattempo vediamo giungere la culla. Sta raggiungendo anche lei, Palazzo Gentile. E le persone aumentano in maniera vertiginosa. E a suonare questa volta è la filarmonica bitontina del maestro Nicola Cotugno.
Ed ecco che la banda filarmonica bitontina ha terminato l'esecuzione di questa marcia. La musica è fondamentale, secondo me, per creare il pathos, per creare l'atmosfera, no? Perché, per esempio, a me particolarmente, in determinate situazioni, soprattutto quando la processione la facevano la sera, sarò sincera, in via dei Ilderis, in via la via che costeggia la posta, di cui non ricordo il nome, via Magenta, in quel preciso istante quando la banda iniziava a suonare era un momento di estrema emozione per quanto mi riguarda. La cosa bella, l'aspetto più affascinante è proprio questo. Non so, ogni banda, Bitonto è una città famosa per le sue bande, no? Vengono invitate, chiamate anche fuori dalla nostra città per esibirsi o per accompagnare altri cortei religiosi, da un lato, e dall'altro la bellezza è proprio la composizione. Noi non dobbiamo pensare che così d'amblè si siano ritrovati stamattina alle 6 questi ragazzi e dice beh, lasciamo a Sneo. Non è esattamente così, perché giorni e giorni di diuturne prove faticose, anche che sono frutto anche di numerosi sacrifici e rinunce che fanno ognuno di loro nell'ambito delle loro famiglie e delle loro vite. Poi un'altra cosa bellissima che mi ha sempre colpito, che nella banda ci sono bambini piccoli ma anche persone adulte, in mezzo tanti giovani e di estrazione sociale differente. E torno a dire, questo è un aspetto molto bello se lo valutiamo a livello sociale e sociologico, se vogliamo, perché c'è di tutto. E l'importante è che poi ogni strumento riconosca e comprenda la propria parte all'interno di quella che poi verrà fuori come una sinfonia, un insieme di suoni armonizzati dal direttore. Abbiamo visto in questo caso Nicola Cotugno, ma anche Simone Mezzapesi, tutti sono grandissimi direttori d'orchestra prima ancora che diciamo coloro che gestiscono e guidano una banda. Ed è un sacrificio che loro fanno, perché non solo ieri notte andavano per le vie della città a casa, sotto casa dei portatori, questa mattina si sono alzati prestissimo per accompagnare questa processione e stasera non si fermeranno, perché accompagneranno alle 5 anche l'altra processione, la processione di gala, quella del Purgatorio, della circonfraternita del Santa Maria del Suffragio. Quindi sono anche loro instancabili, si sacrificano, come giustamente detto tu, e questo è probabilmente sintomo di tanto attaccamento non solo alla musica ma proprio alla fede, alla tradizione, che vanno poi ad esaltare con le loro note. Io alla fine, se fermassimo per un attimo cristallizzando ogni elemento di questo grande mosaico che è appunto diciamo l'esibizione dei riti della Settimana Santa della nostra città, ci sarebbero tanti piccoli grandi insegnamenti da trarre, di cui fare tesoro. Intanto pregherei la regia di mandare in onda l'arrivo della Madonna Addolorata. Che ricordiamo essere circondata da ben 110 candele, tutte da partono da 105 centimetri, quindi parliamo di 1,5 metri, e sarà pesantissima da portare. Grazie.
In lontananza abbiamo appena ascoltato anche noi qui dallo studio il canto della Desolata, un canto che viene riproposto qui dalla banda senza, diciamo, il solito canto dei bambini, l'altra Madonna, quella che esce il venerdì prima. Però nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di incontrare Anna Lacassia, che da poco, da 2 anni a questa parte, dirige il coro dei bambini. Questa sera vedremo il videoservizio che ha realizzato Federica, che stiamo aspettando, insomma, che arrivi addolorata, quindi lo manderemo questa sera. Vi lasciamo con questa chicca, così ricordiamo, hai fatto bene a ricordarlo tu, gli appuntamenti di oggi pomeriggio all'incirca verso le 5 e quello serale verso le 10. Ci potete trovare sempre su Facebook, sul sito internet di Bitonto TV e anche nel collegamento di oggi pomeriggio sul canale 91 del digitale terrestre Amica TV. E approfitto in questo momento in cui attendiamo l'arrivo dell'addolorata e quindi anche l'inizio della Via Crucis per ringraziare tutti i collaboratori che sono dietro, diciamo, il nostro studio, e quindi tutti coloro che ci sono in regia, Gabriella Bianca, il broadcasting Davide Saponieri, il lavoro redazionale svolto da Filippo Lovascio, da Massimiliano Di Lettuso, le fotografie di Lisa Fioriello, sicuramente sto dimenticando qualcuno, dopo li leggerò così non posso non dimenticare nessuno. Grazie anche al Dabitonto per aver prestatoci Viviana Minervini, il direttore che è qui con noi, che non si smentisce mai, uomo dotto. No, noi volentieri vi prestiamo Viviana, cioè, più ce ne liberiamo meglio è. Viviana, il vostro direttore non l'hai ancora ringraziato? Il mio direttore non l'ho ringraziato, bravo, non l'ho nominato. Lo farò più tardi. Ogni tanto arriva e minaccioso ci guarda torvo, paura. Anche il ringraziamento va anche a Go Streaming, lo stavo dimenticando, per aver consentito anche lo streaming. La banda che accompagna la Dolorata è invece la banda Davide Delle Cese, diretta dal maestro Vito De Santis. Le abbiamo nominate tutte, è giusto che si dica anche la terza banda, che tra l'altro ruotano ogni anno, accompagnano una statua differente. Stavo guardando delle notizie su internet e ho scoperto, mi è insaputa sinceramente, che in alcuni paesi le statue sicuramente saranno più leggere, spero, ma corrono, saltano, si incontrano quasi come in un rito di festa. E anche mi hanno detto a Terlizzi fanno questo tipo di rito, diciamo, le statue corrono per le strade, non, diciamo, hanno un andamento molto più veloce rispetto al nostro indugiare lento.
Me lo racconta un collega, confratello pure, di Corato, e in effetti credo anche a Molfetta o giù di lì, le statue vengono portate con più movimento, diciamo, ecco, con una certa accelerazione, come dicevi tu, anche in altri paesi. Beh, certo, ogni città ha la sua usanza, il suo modo di... Io sinceramente preferisco questo modo di portarle, che sicuramente rappresenta, come dire, un elemento maggiore di simpatia, cioè di condivisione di quel dolore, di quelle statue, perché è chiaro che se tutto viene visto in un'ottica di resurrezione, di Pasqua, e allora io posso effettivamente comprendere che ci sia anche un fondo di gioia poi alla fine, perché viene riscattato l'uomo, e quindi... Però oggettivamente è bene che ci sia una certa discrezione, una certa compenetrazione di quel dolore condiviso da quello che viene espresso dalle immagini. Piuttosto io riflettevo sul fatto che, ecco, prima dicevamo della parabola di Gesù, della sua vita e di quanto effettivamente, come tu bene sottolineavi, è vero, è il figlio di Dio, ma è stato veramente uomo, cioè, attenzione, in tutto quello che lui ha vissuto e sofferto lo sentiamo molto vicino. Ai noi, quanti vivono un loro personale calvario interiore, non solo, molte volte chi ha una brutta malattia, chi magari ha qualche ombra nel cuore, quindi è questo, è un dolore. Però se riflettiamo anche, insomma, su Maria, no? Su la Vergine Madre, no? Cosa deve vivere, la grande sofferenza che prova dentro di sé, e oggi la donna che vede morire suo figlio, no? E abbiamo molti esempi di madri che vedono morire i propri figli, le proprie figlie, anche frutto magari quella morte di un'ingiustizia, come già dicevamo prima, e quindi potete immaginare quale grande dolore, perché poi alla fine, se è vero che Maria Vergine aveva già accolto la volontà di Dio una volta, no? Attraverso Spirito Santo, però poi qua si ritrova di nuovo ad accettare un grande dolore, una grande sofferenza, e quindi possiamo immaginare cosa significa. E la cosa bella, e noi abbiamo più di una statua di Addolorata, no? E ogni volto di queste statue ha la sua particolarità, ed è come se chi le ha scolpite abbia indovinato il mistero del dolore, perché poi alla fine è quello, perché il dolore della Madonna è veramente misterioso nel senso etimologico del termine. Tra pochi istanti incomincerà la Via Crucis, sarà officiata da Don Ciccio Acquafredda, parroco rettore della cattedrale di Bitonto.